Ciao a tutti e bentornati su Equestrian The Game. Oggi, come avrete sicuramente già visto, è uscito l'aggiornamento per il breeding, ovvero l'aggiornamento dove possiamo far accoppiare i nostri cavalli e allevare i nostri puledri. È davvero una grande innovazione in questo gioco e non vedo l'ora di vederlo. Eccoci qua, come vedete, qui dice che c'è una nuova caratteristica del gioco, ovvero il breeding. Come vi dicevo prima, è l'accoppiamento dei cavalli. Qua dove abbiamo gli edifici da costruire, appunto, c'è un edificio nuovo che è il recinto per l'accoppiamento. Costa 200 crediti ed eccolo qua. Ho messo da parte un po' di soldi per questo aggiornamento, quindi vediamo subito di andare a migliorare questo edificio al meglio. Per il momento il periodo di gestazione dura 4 giorni e 18 ore, abbiamo solo un recinto a disposizione. Vediamo di andare subito ad aggiornarlo, costa 600 crediti ed eccolo qua a livello 2. Eccoci qua, 2000 crediti, ho finito i soldi e non possiamo più aggiornare l'edificio, però la gestazione adesso dura 3 giorni e un'ora e abbiamo 4 spazi a disposizione. Direi che può andare bene. Adesso andiamo subito a vedere. Eccoci qua, adesso vediamo come si presentano i recinti. Ne abbiamo ovviamente 4 a disposizione per ora e per ogni recinto possiamo fare un puledro. Quindi premiamo il più e qui a sinistra ci farà scegliere le giumente. Io avevo pensato di utilizzare Los Angeles, che è la mia Swedish Marblehead, perché ha un mantello molto raro, lei è una Standard Dan. A destra invece ci fa scegliere gli stalloni. Al centro possiamo vedere il potenziale con cui uscirà fuori il puledro. Adesso lo vediamo subito. Intanto scelgo Interstellar, perché anche lui ha un mantello molto raro. Potenziale massimo 761, razza Swedish Marblehead. Il mantello non vi so dire cosa sia, ma sono molto curiosa di vedere cosa salterà fuori da un Roano e da una Dan. Vediamo cosa salterebbe fuori se mettessi Los Angeles con Maverick, ad esempio, che è uno dei miei altri cavalli che ho comprato ultimamente. E anche qui il mantello sarebbe lo stesso, ma non vi so dire che mantello sia. Molto simile a quello della madre, comunque. Se ad esempio la mettessi con Ulisse, che è il mio Welsh Cob, ha il 50% di probabilità di venire Cob e il 50% Swedish. E qui abbiamo 736 di potenziale, diversi mantelli, anche se molto simili. Col Frisone, invece, il mantello è sempre lo stesso, quindi a quanto pare la madre è quella che decide il colore del mantello in questo caso. Con Thunderbolt invece, che era il mio starter, abbiamo due varianti di mantello, una sembra un po' più gialla, posso dire, rispetto all'altra, potenziale 736. Torniamo con Interstellar, che è lo stallone che ci interessa, e 4000 crediti sono richiesti, 3 giorni e un'ora per il puledro. Qui vi fa vedere anche le statistiche e l'allenamento del cavallo che avete scelto. Eccoci qua. Adesso mi dice che dobbiamo aspettare 3 ore e 59 minuti perché la nostra Los Angeles rimanga incinta. Quindi, ok. Nel frattempo, gli altri slot possono essere ancora utilizzati. E noi torniamo fra 4 ore. Rieccoci qua. Andiamo subito a vedere il recinto. È passato un po' più di tempo, quindi sicuramente lei sarà già più avanti. Infatti, 2 giorni e 20 ore invece che 3 giorni e un'ora. E quindi lei in questo periodo non la potremo utilizzare. La sua gestazione durerà ovviamente quei giorni lì. Quindi non possiamo vedere il puledro fino a quel momento. Si può però far nascere il puledro subito spendendo 22 e-coins, che sapendo quanto sono rari da trovare e costosi, direi che preferisco aspettare, visto che ne ho solo 58. Questo per farvi vedere che potete comunque mandarlo avanti. Ci vediamo fra 2 giorni e vediamo che cosa succede. Ok ragazzi, il momento è finalmente arrivato, vediamo che cosa salterà fuori fra Interstellar e Los Angeles. Ho aspettato 2 giorni e finalmente è arrivato il momento di vedere il puledro. Eccolo qua, un puledro è nato e premendo questo pulsante possiamo svelarlo. Andiamo a vedere cosa succede. Eccolo qua. È una femmina molto carina, non vi so dire che mantello sia veramente, non l'ho mai visto. Credo che sia uno dei mantelli che hanno aggiunto con l'aggiornamento. Ha la stessa lista sulla fronte che ha anche lui. Dobbiamo scegliere un nome, io avevo già pensato a qualcosa. È un nome che ho preso da una canzone che sto ascoltando ultimamente, non fateci troppo caso. Quindi ok, direi che il nome di questa cavallina sarà Supermodel. Se avete altri nomi da suggerire, suggerite pure. Ok, adesso è andata alle stalle e possiamo andare a vederla. Eccoci qua.
qui abbiamo le nostre stalle, già che ci sono vi faccio vedere gli ultimi arrivati, oltre a Maverick che vi ho fatto vedere prima. Qui abbiamo Nova, che è una Roana blu, anche lei, molto rara da trovare, appena l'ho vista l'ho comprata, il nome è quello che aveva, gliel'ho lasciato perché mi piaceva. 688 il potenziale, lei è una Silver Grullo, a differenza di Interstellar, che è un po' più scuro. Non sono proprio identici, infatti lui, eccolo qua, lui è un Light Slate Grullo, quindi non lo so, lei mi sembra più chiara. Però comunque sono molto felice di aver trovato lei. Adesso andiamo a vedere Supermodel, che è l'ultima arrivata, è figlia di Interstellar e Los Angeles. Una Reddish Dun, un colore nuovo, è esattamente il giusto connubio fra lei e lui, perché è veramente, sembra proprio che si siano mescolati i colori. Andiamo a sellarla, questo è il set da competizione, quello blu, da salto, mentre qui abbiamo il set che uso in allenamento. E adesso andiamo subito a provarla. Ok, eccola qui. Devo dire che mi piace moltissimo questa cavalla, è proprio l'esatto connubio fra lui e lei. Prima guardavo il suo potenziale, è 699, un potenziale molto buono e è calda di temperamento. Non so se essere felice o meno di questa cosa perché non ho ancora deciso se mi trovo bene con i cavalli caldi o con i cavalli freddi, hanno entrambi dei pro e dei contro, però in ogni caso non dipende tanto dall'essere caldo o freddo ma dal temperamento in generale del cavallo, quindi magari mi posso trovare bene con un cavallo freddo o male a seconda delle altre caratteristiche del suo carattere. Quindi vediamo un po', per il momento è molto piacevole da cavalcare, mi piace anche molto esteticamente, peccato che abbia la coda intrecciata e non possiamo ancora modificarla, ma la sua criniera mi piace tanto, mi piace anche la lista che ha sulla faccia, esattamente come quella che aveva suo padre, e niente, per il momento mi piace molto molto. Eccola qua nell'oceano, il colore del mare sta molto bene col suo mantello, quindi ho deciso di mostrarvela qua in mezzo alle onde. E abbiamo ancora molta strada da fare insieme, perché ovviamente non è ancora allenata, quindi il potenziale allenato è molto basso. A 4 anni avremo tutto il tempo di aumentarlo. Ok, rieccoci qua alle stalle. Prima di concludere questo video volevo tornare al recinto per l'accoppiamento per farvi vedere delle cose. Allora, vediamo un po' ad esempio quali sono i mantelli che possono venire fuori, le statistiche, in base ai cavalli che scelgo. Ad esempio, se scelgo Dorian, che è la mia cavallina Fjord, con Nibbit, che è questo mio Welsh Cob, fra i colori vedete che c'è il 25% di probabilità che venga un Roano blu. E vi giuro, vedere un Fjord di quel colore o un Cob con la criniera spazzola sarebbe molto carino, perché c'è il 50% di probabilità che venga un Fjord o un Cob. Se ad esempio mettiamo insieme gli unici due roani blu che ho, quindi Nova e Interstellar, ovviamente il colore viene un roano blu a sua volta. Molto utile questa cosa perché essendo che questo mantello mi piace molto, è molto raro, almeno ho la sicurezza che posso sempre averne uno. Ok, questo video è finito, spero vi sia piaciuto, fatemi sapere se volete vedere altri incroci o altri puledri che realizzerò e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!